Questo programma è offerto da Caffè Europa a Cireale, pasticceria, caffetteria, gelateria, gastronomia a pranzo. Hai sempre un motivo in più per fare una pausa al Caffè Europa. Quale? È tutto buonissimo! Caffè Europa a Cireale, in Piazza Europa 20. Prova la bontà dei nostri prodotti, tutti artigianali, lavorati da noi con i migliori ingredienti. Caffè Europa, una dolce pausa. Bella fresca l'insalata siciliana. Coltiviamo le nostre verdure nei nostri campi, genuine e pronte da gustare. Perché i concetti di sostenibilità, di salubrità e di qualità alimentare sono da sempre i nostri valori fondanti. Bella fresca, produttori di verdure, non industriali di insalate. Il 65% di sconto immediato in fattura se acquisti una caldaia o un climatizzatore Ariston. Scopri da Bruno Service Clima in via Alessandro Manzoni 1618 a Cireale come risparmiare fino al 65% grazie agli incentivi fiscali e ad Ariston. Ti installiamo una nuova caldaia o un climatizzatore di ultimissima generazione a pompa di calore. Risparmiosissimo. Ti offriamo la protezione Smart 10 per avere un'assistenza garantita anche da eventuali danni da agenti atmosferici. Con l'ulteriore vantaggio che il centro assistenza siamo noi. Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6:30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56 Q2 a Cireale. Al Fico d'India, trattoria pizzeria nel centro storico di Acireale, a due passi dal Duomo in piazza San Domenico 1. Al Fico d'India, i piatti della tradizione siciliana o la pizza cotta a legna sono le nostre specialità. Vieni a scoprire i sapori veri, i caserecci all'isolana, le carrellate di antipasti mare monti, le grigliate di pesce o di carne, le pizze nei gusti che vuoi. Tutti i venerdì, stocco. Al Fico d'India, trattoria pizzeria, cucina casereccia, piatti speciali su richiesta e servizio catering. La domenica aperti anche a pranzo. Buon appetito! Immaginate un lussureggiante parco con prati verdi, ombreggiati da palme esotiche e agrumi ai piedi dell'Etna, con una panoramica che unisce all'orizzonte mare e cielo alla splendida vista sulla vicina costa. Hotel Orizzonte Acireale. Vi aspettiamo in questo angolo di paradiso per un piacevole e rilassante soggiorno o per festeggiare nelle nostre sale qualsiasi ricorrenza. Hotel Orizzonte, ristorante, bar, sale meeting, via Cristoforo Colombo 2, Acireale. Per info, telefono 095 88 60 06, www.hotelorizzonte.it. O Buttoso si è allargato con un fantastico Deor riscaldato. Se scegli la carne, non esitare. La tua meta è la trattoria O Buttoso. Troverai carne in frollatura selezionata di diverse razze e nazionalità, come l'angus argentino o irlandese. E inoltre una festa di sapori della tradizione siciliana con antipasti e taglieri, primi con pasta fresca lavorata da noi e dolci. Il tutto accompagnato da un'ampia scelta di vini. Via Vittorio Emanuele 175 a Cireale. È gradita la prenotazione. La domenica aperti anche a pranzo. Buonasera, bentrovati con Città Città. Siamo all'ultima puntata e come annunciato stasera avremo modo di interrogare il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, che è qui con noi, con le vostre domande, con i vostri quesiti. Sigla.
Ancora buonasera e bentrovati con Città Città. Abbiamo detto che siamo all'ultima puntata per la stagione in corso, puntata numero 19. Salutiamo il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo. Salutiamo anche colei che ci ha accompagnato in numerose puntate qui a Città Città, vale a dire Chiara Greco, pronta a raccogliere le vostre domande. Chiara, buonasera a te. Buonasera direttore e buonasera al neosindaco Roberto Barbagallo. Allora, filo diretto con il sindaco Roberto Barbagallo. In sovraimpressione trovate anche i numeri di WhatsApp o numero di rete fissa per appunto farci avere le vostre domande, ma intanto durante la settimana abbiamo proposto un'idea per noi innovativa, una sorta di questionario digitale per favorire la vostra partecipazione al filo diretto con il sindaco. E poi all'interno di questo format abbiamo anche fatto delle domande, abbiamo voluto conoscere quali sono le vostre aree di maggiore gradimento, ma lo scopriremo tra poco, perché intanto vorrei aprire proprio con le prime domande di questo questionario digitale, così lo abbiamo chiamato, e abbiamo avuto, come dire, grande interesse da parte del pubblico, e tra le domande ve ne sono alcune ripetute. Quelle principali, caro sindaco, riguardano il costo della spazzatura. Abbiamo ben tre domande delle tante ricevute sul questionario digitale che si richiamano alla spazzatura. Farà qualcosa di concreto per abbassare la spazzatura? Sta valutando qualche strategia per abbassare il costo della Tari? Se sì, quale? Pensa di riuscire ad abbassare il costo della spazzatura? Possiamo partire da qui, visto che la domanda, come dire, è più gettonata. Partiamo da una domanda che fanno tutti i cittadini, non solo nel comune di Acireale, ma in tutti i comuni. Proprio oggi abbiamo avuto l'assemblea della SRR. Abbiamo approvato il bilancio della SRR e contemporaneamente ho avuto i dirigenti, perché abbiamo avviato le procedure per l'approvazione del nuovo PEF. Bisognerà, dico, anche rifare il nuovo piano economico finanziario. No, ma dico, bisognerà rifare anche il nuovo organismo, no? Visto che il sindaco uscente di riposto era il presidente di questa. Ah, assolutamente, l'SRR ormai oggi intanto abbiamo approvato il bilancio, dopodiché sì. Fra una settimana ci sarà nuovamente l'assemblea che approverà il nuovo CDA. Sì. Il sindaco chiaramente Caragliano non sarà più presente perché è stato sostituito chiaramente dal neo sindaco Vasta, così che come oggi era presente, Cireale, così, no? Come Aliad ad Acireale. Proprio oggi tutti assieme abbiamo parlato e discusso di questo grande problema che attanaglia tutti i cittadini, non solo Acesi, ma di tutti i comuni. E occorre fare un intervento forte di tipo politico, occorre subito avviare delle interlocuzioni con il Presidente della Regione, perché la Regione deve intervenire prima possibile. La Regione Sicilia ha bisogno di creare queste infrastrutture, perché non è possibile continuare a portare fuori i nostri rifiuti. Contemporaneamente noi ad Acireale chiaramente dobbiamo riprendere e migliorare il nostro sistema di raccolta, e stiamo già avviando le prime azioni, stiamo un po' anche verificando, oggi ripeto abbiamo verificato i conti, abbiamo fatto il calcolo di quanto si è speso sino ad oggi per il conferimento in discarica e quant'altro, e diciamo che quest'anno faremo di tutto affinché la Tari non aumenti, cioè che comunque rimanga allo stesso costo dell'anno precedente, che è già abbastanza molto, molto elevato. Certo. E però non abbiamo grandi strumenti, quindi già credo che se riusciamo a fare questo è un risultato, proprio perché, ripeto, ancora si continua, il costo appunto del conferimento continua ad aumentare, però avvieremo subito i controlli, verificheremo appunto la qualità
della raccolta differenziata. E soprattutto verificheremo la possibilità di fare un incisivo recupero crediti in maniera tale da stornare questi fondi alla, diciamo, a chi da sempre paga, e contemporaneamente c'è la Regione, credo che ci stia venendo in aiuto proprio per riparare, anche se in minima parte, al problema infrastrutturale, cioè al problema che non esistono infrastrutture che si occupano, diciamo, della sono in arrivo dei contributi da parte della Regione Siciliana, anche se devo dire che non coprono assolutamente l'extra costo, quindi il sostenuto. Extra per portare rifiuti in Olanda piuttosto che in altri posti. È però comunque un segnale. Noi ci attendiamo e proveremo in tutti i modi, anche grazie ai deputati, cercare di incidere. Il Presidente della Regione, la politica deve necessariamente consegnare alla Sicilia delle infrastrutture affinché, diciamo, i nostri rifiuti non vengano portati fuori e ogni cittadino non abbia un extra costo. Credo di non sbagliare nel ricordare che durante la precedente amministrazione a Barbagallo fu istituito il netturbino di quartiere. Beh sì, al tempo abbiamo pensato in quel periodo anche uno spazzamento di tipo manuale, non proprio in ogni quartiere, però diciamo che perché quello a giro, che manca oggi, sì, in città. Oggi, diciamo, lo spazzamento è quasi tutto meccanizzato, con diversi problemi, perché lo spazzamento meccanizzato funziona se e solo se in quell'area o in quelle vie non ci sono macchine parcheggiate durante la notte, quindi bisognerebbe fare una programmazione e mettere divieti di sosta e quant'altro. E cercheremo anche di migliorare lo spazzamento, e soprattutto in questi giorni avvieremo un'azione incisiva di decespugliamento, pulizia in tutte le frazioni a mare, in tutte le entrate della nostra città, in maniera tale da almeno far trovare, rendere accoglienti le entrate, gli ingressi e le frazioni a mare, che ne hanno veramente di bisogno. Perfetto, allora altre domande? Andiamo a scegliere un'altra domanda di questa sorta di questionario digitale di cui vi parlavo. Che intenzioni ha, ci scrive un telespettatore, con l'edilizia scolastica? Ma diciamo, ad onor del vero, sull'edilizia scolastica abbiamo trovato anche qualche progetto approvato dalla vecchia amministrazione. Lo dico perché, ripeto, sono onesto intellettualmente, e la vecchia amministrazione ha lasciato anche qualche progetto finanziato, e quindi stiamo facendo una ricognizione per verificare quali sono gli immobili che andranno ristrutturati. Ve ne dico uno, per esempio il nostro asilo nido comunale il prossimo anno dovrà essere necessariamente spostato, quindi mi riferisco all'asilo di via Maddem, dovrà essere spostato proprio perché c'è in corso un finanziamento importante che riguarda soprattutto la parte strutturale dell'edificio, e quindi saranno avviati degli interventi importanti, e quindi per un anno, diciamo, i nostri ragazzi, i nostri bambini dovranno essere spostati in un'altra location. Oggi ho approvato anche un altro progetto che riguarda la mensa scolastica su Santa Maria delle Grazie, l'Istituto Giovanni XXIII, e ci sono anche altri progetti in itinere. Io credo che c'è un progetto di finanziamento per fare la scuola di Scilichendi. Devo dire che in questi anni il governo nazionale anche in passato, diciamo negli ultimi anni, hanno, come dire, appostato tanti soldi per le nostre scuole, e quindi dobbiamo essere bravi. Come ripeto, sono onesto intellettualmente, lo dico: quando trovo un progetto che è stato redatto e finanziato dalla vecchia amministrazione, occorre dirlo e lo dirò sempre. Certo. E certo, contemporaneamente adesso, insieme all'assessore Licciardello, stiamo facendo una prima verifica rispetto alle ordinarie manutenzioni, perché dobbiamo fare in modo che nel periodo invernale
i sistemi di riscaldamento funzionino, il gasolio ci sia e quant'altro. L'unica difficoltà ad oggi purtroppo è che ci ritroviamo con un bilancio non approvato, quindi siamo già a luglio, a breve, e quindi faremo di tutto affinché si possa rispettare la data del 31 luglio, anche se diciamo complicato. Sapete bene che noi in passato eravamo abituati ad approvare i bilanci a gennaio, in maniera tale da avere appunto le poste nei capitoli e poter diciamo lavorare tranquillamente certo. E serenamente. Oggi purtroppo non abbiamo un bilancio approvato, non possiamo fare alcuna spesa. Quando mi riferisco ad alcuna spesa, mi riferisco proprio ad alcuna spesa, tranne un'emergenza qualora capitasse, e abbiamo accelerato e dobbiamo aspettare comunque anche l'insediamento del Consiglio Comunale, perché comunque il bilancio deve essere approvato dal Consiglio Comunale, e faremo di tutto comunque affinché prima della fine estate avremo un bilancio. Quando è previsto l'insediamento del Consiglio? Ma io credo che con i ritmi che ci sono non prima del 10 luglio. In questo momento c'è la prima sezione che sta verificando i voti, le preferenze dei singoli candidati, eventuali irregolarità. Sì. Le liste, i voti di lista sono già stati accertati, non c'è stata nessuna variazione, nessun cambiamento, quindi il Consiglio Comunale, per come previsto, sarà. Aspettiamo solamente che si chiudano le preferenze, la conta delle preferenze, e poi subito dopo si insiederà il Consiglio Comunale, che potrà operare. Perfetto. Allora, altre domande dal questionario digitale invece alle vostre su messaggio o su telefonia fissa. Parola dunque a questo punto a Chiara Greco, così ci dice un attimino quali domande sono già arrivate. Sì, già ne sono arrivate alcune, intanto leggiamo la prima. Presto entreranno in azione i varchi sulle strade interessate dalla ZTL. Se ai varchi ci saranno telecamere capaci di far scattare una multa, come molti vigili riferiscono in città, e come faranno gli utenti che hanno magari il posto auto o moto all'interno del circuito controllato? Dovranno ogni volta contestare la multa? No, allora, intanto si stanno installando i varchi verranno installati su Piazza Duomo, quindi sull'area di Piazza Duomo, e su un tratto di Corso Umberto fino a Piazza Garibaldi. Questo diciamo è quello che era stato previsto dalla vecchia amministrazione, e in questo momento si installeranno proprio queste. Le telecamere sono delle telecamere che riescono a riconoscere chiaramente le targhe, dopodiché chi è residente all'interno del circuito avrà un pass per entrare, e quindi sarà riconosciuto, come dire, ci sarà l'accoppiamento tra il riconoscimento della telecamera e il pass, e non avrà alcuna multa. La telecamera andrà a monitorare il pass, e quindi di conseguenza ci sarà il via libera. Esatto. Ecco, per restare in tema di diciamo viabilità, desideravamo sapere la sua posizione sulla ZTL, un'altra domanda che abbiamo ricevuto con questo questionario che abbiamo formulato in questi giorni. Vi dico che la prossima settimana, martedì credo, ma al massimo mercoledì, faremo una conferenza stampa dove descriveremo alla città le prime 10 azioni che questa amministrazione vuole fare per avviare un cambio di rotta. E tra queste 10 azioni quindi si parlerà anche di zona a traffico limitato, e vogliamo riportare Piazza Duomo per come l'abbiamo lasciato, vale a dire una chiusura H24. Acireale ha bisogno di una zona pedonale. In tutte le città esistono delle zone appunto pedonale. Noi, se vi ricordate bene, nel 2016 avevamo appunto chiuso al traffico totalmente Piazza Duomo. Credo che tutti i cittadini vogliono questo, e quindi questa sarà una delle prime azioni che avvieremo. Anche i commercianti di via Vittorio Emanuele vogliono questo, perché allora si parlò di una città spezzata in due. Ma allora si parla, il problema di questa città è che si continua a cambiare. La città non è spezzata in due, perché in tutte le città comunque il Duomo viene chiuso. C'è la possibilità di passaggio da via Musumeci, da via Kennedy, quindi non ritengo che non ci sia questo problema. È solamente una questione di abitudine da parte del cittadino, perché il cittadino chiaramente, se la città si apre, si chiude, si apre, si chiude, va in confusione. Se invece il cittadino ha una
per, in maniera definitiva a un assetto viario, troverà delle soluzioni per arrivare nel proprio commerciante di fiducia. Per restare sempre in tema di viabilità e di chi deve controllare questa viabilità, altra domanda era quella dei vigili urbani. Vista la carenza dei vigili urbani, qua un telespettatore le chiede se ha intenzione di assumere dalla graduatoria attualmente presente. Rispondo immediatamente, fortunatamente noi abbiamo una graduatoria, credo che siano circa 18 o 20 ragazzi che sono rimasti in graduatoria. In questi mesi, ahimè, purtroppo non è stata fatta una scelta, e questi ragazzi sono rimasti tra virgolette anche bloccati, perché ci sono anche altri comuni che cercano vigili urbani e che possono attingere dalla nostra graduatoria. Erano due le domande, per essere esatti. E sto completando. Sì. Sto completando dicendo che ho già chiesto agli uffici, e quindi al dottore Molino, che ne vorrebbe magari vigili urbani 50, 60, forse anche di più, e soprattutto al bilancio, di verificare la possibilità di assunzione. La carenza è notevole. La carenza è notevole, quindi verifichiamo la possibilità dal punto di vista economico delle assunzioni. Se noi riusciamo a assumere 8-10 persone, ne prenderemo 8-10, se ne riusciamo a prendere 18, ne prenderemo 18, questo ce lo dirà il bilancio. Di sicuro daremo in nulla osta a questi ragazzi, perché non è possibile che dopo aver vinto un bando di concorso sono bloccati. Ci sono diversi comuni, anche vicignori da Cicastello ed altri, che cercano vigili urbani, e quindi se richiedono al nostro comune un nulla osta rispetto a una graduatoria, è giusto non lasciare il vincitore del concorso appeso e bloccato, diciamo, alla graduatoria, ma dare nulla osta affinché questo ragazzo abbia finalmente il suo posto di lavoro. Ecco, dicevo che erano due le domande che si ripetevano, del resto, perché si parlava appunto di questa carenza di vigili urbani. Se aveva intenzione, cercheremo di prenderne il più possibile, perché ne servono, ma questo ce lo dirà il bilancio. Infatti la domanda specifica era anche questa: cosa intende fare con la graduatoria? Io ne prenderei 18. Alla polizia locale, lasciata in sospeso. Perfetto, le risposte è abbastanza esaustiva. Chiara, a te. Ecco, restiamo in ambito di viabilità. Con la chiusura del centro storico, come intende risolvere la mole di traffico che si riversa su via Galatea e conseguentemente anche su viale Regina Margherita? Ritengo che non ci sia questa mole di traffico, e ripeto nuovamente, l'abbiamo provato nel 2016, nel 2017. Inizialmente, quando si chiude, chiaramente il cittadino è disorientato, per i primi mesi sarà sicuramente disorientato. Ma successivamente, e questo ripeto l'abbiamo visto nel 2017, successivamente tutto si rimette a suo posto, e ritengo che il cittadino trova delle soluzioni diverse, che possono essere per esempio la strada statale 114, che è la parallela alla via Galatea. Adesso andiamo in pubblicità, pochi minuti e torniamo. Ci sono numerosissime domande che stanno arrivando tra WhatsApp e telefonia fissa, oltre alle domande ancora da assolvere dal questionario digitale di cui vi abbiamo parlato. Pochi minuti e torniamo. Caffè Europa a Cireale, pasticceria, caffetteria, gelateria, gastronomia a pranzo. Hai sempre un motivo in più per fare una pausa al Caffè Europa. Quale? È tutto buonissimo! Caffè Europa a Cireale, in Piazza Europa 20. Prova la bontà dei nostri prodotti, tutti artigianali, lavorati da noi con i migliori ingredienti. Caffè Europa, una dolce pausa. Bella fresca l'insalata siciliana. Coltiviamo le nostre verdure nei nostri campi, genuine e pronte da gustare. Perché i concetti di sostenibilità, di salubrità e di qualità alimentare sono da sempre i nostri valori fondanti. Bella fresca, produttori di verdure, non industriali di insalate.
e il 65% di sconto immediato in fattura se acquisti una caldaia o un climatizzatore Ariston. Scopri da Bruno Service Clima in via Alessandro Manzoni 1618 a Cireale come risparmiare fino al 65% grazie agli incentivi fiscali e ad Ariston. Ti installiamo una nuova caldaia o un climatizzatore di ultimissima generazione a pompa di calore. Risparmiosissimo. Ti offriamo la protezione Smart 10 per avere un'assistenza garantita anche da eventuali danni da agenti atmosferici, con l'ulteriore vantaggio che il centro assistenza siamo noi. Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6:30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56 Q2 a Cireale. Al Fico d'India, trattoria pizzeria nel centro storico di Acireale, a due passi dal Duomo in piazza San Domenico 1. Al Fico d'India, i piatti della tradizione siciliana o la pizza cotta a legna sono le nostre specialità. Vieni a scoprire i sapori veri, i caserecci all'isolana, le carrellate di antipasti mare e monti, le grigliate di pesce o di carne, le pizze nei gusti che vuoi. Tutti i venerdì, stocco. Al Fico d'India, trattoria pizzeria, cucina casereccia, piatti speciali su richiesta e servizio catering. La domenica aperti anche a pranzo. Buon appetito! Immaginate un lussureggiante parco con prati verdi, ombreggiati da palme esotiche e agrumi ai piedi dell'Etna, con una panoramica che unisce all'orizzonte mare e cielo alla splendida vista sulla vicina costa. Hotel Orizzonte Acireale. Vi aspettiamo in questo angolo di paradiso per un piacevole e rilassante soggiorno o per festeggiare nelle nostre sale qualsiasi ricorrenza. Hotel Orizzonte, ristorante, bar, sale meeting, via Cristoforo Colombo 2, Acireale. Per info, telefono 095 88 60 06, www.hotelorizzonte.it. Ubuntuso si è allargato con un fantastico Deor riscaldato. Se scegli la carne, non esitare. La tua meta è la trattoria Ubuntuso. Troverai carne in frollatura selezionata di diverse razze e nazionalità, come l'angus argentino o irlandese. E inoltre una festa di sapori della tradizione siciliana con antipasti e taglieri, primi con pasta fresca lavorata da noi e dolci. Il tutto accompagnato da un'ampia scelta di vini. Via Vittorio Emanuele 175 a Cireale. È gradita la prenotazione. La domenica aperti anche a pranzo. Città città con filo diretto con il sindaco Roberto Barbagallo, tantissime le telefonate e i messaggi. Allora, andiamo con Chiara, così sentiamo qualche domanda da casa intanto. Sì, Chiara. Ecco, ci chiedono alcuni telespettatori se ad Acireale ripristinerà la villa comunale, gli spazi dedicati ai bambini e anche il teatro Maugeri. Ecco, la villa comunale, anche qui avevamo una domanda, così la accorpiamo. Cosa ha intenzione di fare in concreto per riqualificare la villa Belvedere, ormai impresentabile agli occhi di tutti, cittadini e turisti? Riqualificare la villa Belvedere, ormai impresentabile. Allora, intanto avvieremo insieme all'assessore Ricciardello, già abbiamo fatto le prime riunioni, un'azione incisiva in maniera da ripulire, decespugliare e ripulire la villa Belvedere. Dopodiché oggi la villa Belvedere si trova in condizioni veramente pessime, l'illuminazione non funziona, infatti la sera alle 8 è chiusa, l'impianto idrico ha difficoltà a funzionare. E ho già dato mandato agli uffici, ognuno per la propria competenza, di verificare le dispersioni dell'impianto elettrico, perché sicuramente ci saranno diverse lampade che non funzionano e che comunque hanno preso acqua e che vanno a
totalmente, diciamo, sostituite, lo stesso per l'impianto idrico, e chiaramente sposteremo l'orario di chiusura della Villa Belvedere quantomeno dalle 20 alle 22. Sarà un'azione immediata. Anche perché immagino non sia solo un problema tecnico la chiusura della villa alle 20, ma anche un problema di personale. No, sul personale siamo a posto. Sì. Abbiamo il personale, non è un problema, possiamo anche pagare lo straordinario. In questo momento c'è un problema come dice appunto il cittadino, di condizioni appunto di inagibilità della villa, perché pensate che già alle 8.39 c'è buio, quindi non si può mantenere una villa aperta al buio, quindi ci sarà un immediato ripristino, intanto quindi una pulizia e decespugliamento, diciamo, della villa, e poi subito dopo passeremo agli impianti idrici ed elettrici con spostamento dell'orario. Ricordo poi nel frattempo che finalmente il comune ha vinto la causa contro la ditta che si è occupata delle lavorazioni appunto all'interno della villa, e anche contro i tecnici. È stato riconosciuto finalmente che il ghiaietto che è stato messo nella villa ha una granulometria diversa da quello che andava messo, è un materiale quindi non consono e quindi dovrà essere modificato. Quindi contemporaneamente penseremo anche a una progettazione per sostituire il famoso ghiaietto che dà grande difficoltà anche al semplice vecchietto che potrebbe, diciamo, fruire della nostra vita. Ma sempre di ghiaietto trattasi comunque, perché le indicazioni della soprintendenza sono state queste. Non è detto, secondo me allora, il problema della soprintendenza era il problema della raccolta e dello smaltimento delle acque. Secondo me è possibile continuare con un cocciopesto simile a quello che è stato messo nel viale principale, purché ci siano degli accorgimenti di canalizzazione delle acque meteoriche. Perfetto. Questo lo vedremo poi presentando una nuova progettualità alla sovrintendenza. Ecco, ma non credo che ci siano grandi problemi. Quale sarà il suo primo obiettivo da sindaco? Un'altra delle domande. Ah, bella questa. Diciamo che obiettivi ce ne sono tanti, l'abbiamo detto, cercheremo di ridare decoro e dignità a questa città. E soprattutto la cosa che è secondo me importante è la presenza amministrativa, cioè secondo me in questi 5 anni la politica è mancata, il cittadino non ha sentito proprio la presenza amministrativa in città e nelle frazioni. Cercheremo di dialogare con tutti e cercheremo di rispondere a tutti, chiaramente proveremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi in campagna elettorale, non tutti si potranno raggiungere per motivi economici, però ripeto, l'impegno è la cosa che metteremo e spero veramente di raggiungere il massimo degli obiettivi che ci siamo prefissi in campagna elettorale. Perfetto, allora ridiamo la parola a Chiara con le altre domande da casa. Chiara? Sì, sono numerose le domande che provengono anche sulle frazioni. Ecco, frazioni abbandonate, cosa intende fare? E poi abbiamo una segnalazione che proviene da Scilli Chenti, dove appunto risulta essere la via D'Amico abbandonata, priva di illuminazione. E poi mi pare che dovevo rispondere intanto completamente sì, alla precedente domanda, perché hanno parlato di Teatro Maugeri. Sì. E proprio oggi abbiamo firmato una convenzione con gli altri comuni, il cosiddetto FUA. E a Cireale credo che avrà circa 9 milioni di euro dal FUA. Uno di questi progetti che presenteremo, una delle schede, riguarda proprio il Teatro Maugeri, quindi la sistemazione, il completamento, diciamo, il ripristino della funzionalità del Teatro Maugeri. E questo per quanto riguarda la domanda precedente. La domanda successiva riguarda le frazioni. L'ho detto poco fa, dobbiamo ridare la presenza e soprattutto il decoro alle frazioni. E le azioni che avvieremo sono appunto di una pulizia straordinaria, decespugliamento e anche pulizia delle spiagge. Stiamo contattando anche la Capitaneria di Porto, perché nelle nostre spiagge, dentro i porti, ci sono tantissimi relitti di barche abbandonate e quindi proveremo anche la prossima settimana, i prossimi 10 giorni, anche a rimuovere tutte le imbarcazioni abbandonate che creano sporcizia e chiaramente non sono decorose per le nostre spiagge. C'era anche una domanda di natura, vorrei dire, politica, amministrativa. Cambierà spesso i suoi assessori o rimarranno questi fino al termine del suo mandato? Beh,
non avrei motivo, cioè, oggi non posso dire se li cambierò o non li cambierò, diciamo che se non ci sono degli assessori ad orologeria o degli assessori a tempo, ci sono degli assessori che stanno iniziando a lavorare, chiaramente ognuno farà la propria parte, non è scritto in nessun posto che l'assessore verrà cambiato o viceversa, e speriamo che tutti, voglio dire, anzi ne sono sicuro perché tutti hanno grande voglia di lavorare, grande professionalità, che tutti diano il proprio contributo all'amministrazione, e non vedo oggi assolutamente, cioè non mi va assolutamente di parlare di un cambio perché non è nelle mie intenzioni, nelle mie idee. E per restare in tema, altra domanda che abbiamo raccolto dal questionario digitale: che atteggiamento assumerà con l'opposizione? Ma con l'opposizione assumeremo l'atteggiamento che abbiamo sempre assunto anche in passato, dal 2014 al 2018. Io credo che l'opposizione ha un ruolo importante, sia perché debba fare l'opposizione, perché si deve creare un dibattito e alla fine si devono trovare delle soluzioni per la città, che sia da pungolo, che sia da stimolo. Sì. E se, voglio dire, l'opposizione ha delle idee, anzi avrà sicuramente delle proprie idee, e se riteniamo appunto queste idee siano giuste, corrette, sicuramente adotteremo appunto anche le idee dell'opposizione. Quindi una massima apertura a questi consiglieri che sono stati eletti dall'altra parte della città. Alla fine l'amministrazione, il sindaco è il sindaco di tutta la città, di tutti i consiglieri, siano essi opposizione, siano essi maggioranza. Perfetto, Chiara, a te la parola, altre domande da casa? Sì, ecco, ci chiedono se è nell'intenzione dell'attuale amministrazione comunale adottare una sorta di rottamazione delle ingiunzioni fiscali relative ai tributi locali sul modello adottato recentemente dal comune di Riposto. L'abbiamo sempre fatto anche durante il nostro mandato, e qualora ci sia la possibilità, la legge lo permetta, lo faremo nuovamente. Risposta telegrafica. Allora, a questo punto invece andiamo a chiamare in causa la regia, perché in questa sorta di questionario digitale, mi vado ripetendo, abbiamo voluto anche inserire e conoscere quali sono le aree di maggiore interesse del pubblico, una sorta di sondaggio. Il grafico che vedete evidenzia col colore giallo il molto interesse, con altri colori l'abbastanza interesse o il poco interesse. Il blu è il poco interesse, mentre il rosso è abbastanza interesse. E scopriamo come, sindaco, da questo grafico i cittadini che hanno risposto alla nostra domanda dimostrino molto interesse soprattutto per il problema dei rifiuti, e infatti le domande si ripetevano, e per la Sogip, il problema della municipalizzata. Vogliamo partire da qui? Partiamo dalla municipalizzata. Diciamo che la situazione è molto complessa perché di fatto c'è una sentenza a cui dovremmo, come dire, aderire. E c'è un ATI idrico che è stato costituito in passato, e di fatto qualora non ci siano altre possibilità, la Sogip verrà, come dire, accorpata a questo ATI idrico. E ci sono in questo momento i legali che stanno studiando, stanno verificando le condizioni per poter continuare a mantenere, diciamo, la Sogip. Però, ripeto, la situazione non è facile, è molto complessa, è difficile anche da spiegare in pubblico. Diciamo che faremo di tutto per mantenere l'autonomia, e qualora comunque non si potesse mantenere, proveremo comunque all'interno dell'ATI idrico ad avere una struttura, tra virgolette, nostra, cioè una struttura
che lavori per la Tidrico con le professionalità e i dipendenti che negli anni abbiamo formato. Quindi con una voce autorevole, quella della Sogit. Diciamo che la Tidrico comunque, qualora, ripeto, andasse avanti, ingloberà sia Acoset, sia Sogip, sia la Sidra. Diciamo che secondo me, qualora andasse avanti questo schema, ognuno di queste partecipate comunque potrà gestire per conto della TI Idrica i propri territori, quindi magari non avrà la propria autonomia gestionale tra virgolette, però secondo me potrà continuare ad esistere e a gestire i propri territori, ripeto, con il personale che in questi anni ha formato. E devo dire, devo ringraziare i tanti, tutti coloro che lavorano, sia i tecnici, sia gli amministrativi, ma anche coloro che si trovano ogni giorno nella strada a fare manutenzione. Diciamo che sono tutte buone, ottime professionalità, e quindi ritengo che, ripeto, qualora succedesse questo, la TI Idrico avrà bisogno di queste professionalità. Diciamo che non è un rischio remoto, purtroppo, vero? Purtroppo non è un rischio remoto, sì. Non è un rischio remoto, però diciamo che a volte sempre bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. Torniamo al grafico, regia, perché i telespettatori hanno mostrato molto interesse per Sogip e problema rifiuti. Vedete il colore giallo che sovrasta gli altri colori, no? Abbastanza interesse invece per politiche sociali, sport e impianti cittadini, a seguire scuola con edilizia e lavori pubblici. Diciamo che la scuola, diciamo, c'è più interesse nella scuola che nei servizi e politiche sociali, a me non sì. sembra. Sì, 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 sì. E vabbè, sono tutti temi, come dire, importanti all'interno di una città. Lo sport ne abbiamo parlato più volte, abbiamo parlato delle attrezzature sportive, abbiamo parlato più volte di quello che vogliamo fare, e anche attraverso il FUA c'è possibilità appunto di finanziare qualche attrezzatura sportiva, e ci stiamo lavorando. E sui servizi sociali, diciamo che in questi anni abbiamo avuto veramente tante economie, e tuttora stanno arrivando veramente tanti soldi a supporto appunto dei servizi sociali. E non ultimo è arrivato proprio questa sera, almeno ho visto appunto in una schermata, un finanziamento di circa 50.000 euro per i centri estivi, anche questo è un progetto che è stato fatto dalla passata amministrazione, che bisogna riconoscere. Domani insieme all'assessore, insomma, verificheremo quali sono le iniziative che si potranno fare o che sono sicuramente già state inserite in questo progetto. Sicuramente ci saranno delle iniziative nella Villa Belvedere, nell'area appunto dedicata ai bambini, e qualche altra iniziativa sicuramente negli oratori e nelle frazioni un po' sparse in tutta la città. Perfetto. Chiara, parola a te, perché mi pare che le domande aumentano. Sì, sì, sono tantissime, continuano ad arrivare. Sono un residente di Pozzillo, vorrei sapere se il sindaco è favorevole o contrario alla realizzazione del nuovo pontile nella nostra frazione Marinara. Non ho, diciamo, cognizione della grandezza o della dimensione, diciamo, del pontile. Prima di esprimermi dovrò come dire, verificare il progetto. I pescatori del posto mi pare che non abbiano digerito affatto questo progetto in passato. Diciamo che i pescatori, come in ogni posto dove c'è, diciamo, un cambiamento, inizialmente come dire, c'è la rivolta popolare. Sì, sì, sì. E, ripeto, dobbiamo verificare le dimensioni. E comunque se il progetto è già stato approvato, non so un sindaco che cosa potrebbe oggi fare. Dobbiamo capire se già il progetto è stato approvato o se è ancora in itinere, se il comune deve ancora dare parere o se il comune ha dato parere. Quindi quando avremo le carte potremo, diciamo, esprimerci in tal senso. Restiamo in area marina. Quali sono, altra domanda da questo format,
che abbiamo scelto in questa occasione. Quali sono le sue idee sulla balneazione, dato che le acque sono inquinate, chiede un telespettatore. Diciamo che da troppi anni si aspetta la realizzazione del depuratore, realizzazione che sta andando avanti grazie al commissario. Quindi prima si farà il depuratore, prima avremo, diciamo, delle acque più limpide. Certo, ogni cittadino deve anche, come dire, fare del suo, perché a volte siamo veramente strafottenti, ci facciamo anche, come dire, la doccia nei pressi o nelle nostre case a mare utilizzando lo shampoo, per esempio. Quindi ogni cittadino deve avviare, come dire, un'azione di sensibilizzazione, e anche l'amministrazione nei confronti degli altri, questo sia per evitare di sporcare la città, ma soprattutto in questo caso per evitare di inquinare il nostro mare. Chiaramente verranno fatte le verifiche, l'ASP sicuramente farà le giuste verifiche mensilmente o settimanalmente, e qualora ci fossero dei problemi verremo sicuramente avvisati. Una battuta, visto che abbiamo parlato di Pozzillo, prima di dare la linea ancora a Chiara, Pozzillo potrà contare quest'anno su un solarium comunale? Purtroppo no, siamo ormai troppo in ritardo, le gare sono state fatte, il solarium di Pozzillo non è stato inserito. Ricordo che durante la mia amministrazione si faceva normalmente ogni anno il solarium anche su Pozzillo, ci siamo ripromessi, e lo diciamo sin da ora ai residenti della frazione di Pozzillo, che il prossimo anno avranno il solarium. Chiara, a te la parola a questo punto, tante domande da casa. Un telespettatore ci chiede se ci sono notizie dalla regione Sicilia riguardo al bonus una tantum caregiver, ovvero per i familiari che si occupano della cura e dell'assistenza di persone affette da disabilità grave o gravissima. Abbiamo fatto domanda a marzo 2022 e da allora non abbiamo avuto più nessuna notizia, neanche gli uffici ci sanno dire qualcosa. Sono impreparato in tal senso, se mi lasciate il numero di telefono del telespettatore sarò io stesso domani a informarmi presso gli uffici o presso la regione siciliana e contattarlo e dare contezza, dare diciamo, contezza e risposta al telespettatore. Perfetto, altre domande, Chiara? Sì, ecco, ci chiedono come intende gestire la questione sicurezza in centro dopo le 20, perché denunciano la totale assenza. E poco fa parlavamo anche di nuove assunzioni dei vigili urbani, speriamo che queste nuove assunzioni si possano fare. E diciamo che la sicurezza in una città come Acireale, che comunque, ripeto, credo che in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, a parte qualche prova, insomma, di scasso o di furto, non ci siano state altre vicende più complesse. E cercheremo insieme ai vigili urbani, quindi speriamo di avere questi altri vigili urbani, di presidiare il territorio, e sono sicuro che anche le forze dell'ordine faranno, come hanno fatto in questi mesi, il loro lavoro. In più cercheremo di aggiungere anche dei sistemi di telecamera. In questo momento in prefettura credo che l'amministrazione lì abbia presentato due o tre progetti, uno purtroppo credo che non sia andato a buon fine, ma lo vedremo in questi giorni, verificheremo insieme alla prefettura quali sono state le problemi, però la sicurezza si migliora anche attraverso la tecnologia. Infatti è di qualche giorno fa, e dispiace che sia successo uno scippo a una persona non vedente, però sì. Grazie, diciamo, alle telecamere le forze dell'ordine hanno immediatamente raggiunto il responsabile. Chiara? Restiamo in centro, come intende agire sulla questione desertificazione dei negozi in centro, e ci chiedono anche se intende rimuovere e quei vasi presenti sui marciapiedi che hanno definito tabuti. Allora, desertificazione, devo dire che come sono i sedili, per lo più diciamo, non sono i vasi, diciamo, relativa, nel senso che farò un giro in Corso Umberto, però
non vedo che ci siano sia in Corso Umberto, forse qualcosa in più in Corso Savoia, ma ci sono anche nuove aperture, quindi non vedo che ci sia questa grande desertificazione. Sicuramente il commercio sta avendo un periodo molto difficile per tutte le vicende di cui abbiamo parlato in campagna elettorale. E noi cercheremo di animare il centro storico come abbiamo fatto dal 2014 al 2018, cercando di portare eventi e persone ogni mese, ripeto, come abbiamo fatto. Sì. E contemporaneamente cercheremo anche di chiedere ai proprietari migliorare il decoro o di sistemare, appunto, qualora le botteghe fossero sfitte, li aiuteremo, diciamo, attraverso magari delle stampe microforate. Però, ripeto, da quello che ho visto o che vedo quotidianamente, se pensiamo al Corso Umberto, vedo che ci sono pochissime botteghe sfitte, anche la parte più buia, che è la parte finale, che è stata la parte finale, diciamo, ha avuto verso la Villa, verso Belvedere. La Villa Belvedere ha avuto anche qualche nuova apertura. Avevamo tante domande su questo profilo, anche sul format digitale, le sue idee per rilanciare il commercio, cosa vuole proporre per rilanciare la città e l'economia, cosa pensa di fare per rilanciare Acireale. Queste erano un po' le domande che possiamo accorpare in un'unica domanda. Per rilanciare Acireale, lo abbiamo detto in campagna elettorale, quali sono i temi. Il tema principale è quello degli attrattori, quindi del turismo, quindi dobbiamo trasformare questi visitatori in turisti, è essenziale, e questo lo faremo anche grazie diciamo agli interventi di ristrutturazione che stiamo facendo negli attrattori culturali, negli attrattori ambientali. Dobbiamo avere un'idea nuova di città, un'idea turistica, diciamo, di città. Occorre del tempo sicuramente, ma noi, ripeto, proveremo a trasformare questa città in città turistica. Da visitatori a turisti. Esatto, perché i visitatori, oggi abbiamo dei semplici visitatori, perché i visitatori arrivano, stanno mezza giornata o qualche ora, girano al centro storico, magari comprano un gelato, vedono qualche chiesa che magari è aperta e poi scappano. Invece occorre che queste persone programmino il loro viaggio con una permanenza media di almeno 2-3 giorni nella nostra città. Adesso ci chiamano la pubblicità, pochi minuti e torniamo, abbiamo ancora tantissime domande, adesso mi rapporto anche con i telefonisti per vedere se interrompere le telefonate qui, perché se no andremo avanti per troppo tempo. Intanto pubblicità, grazie. Caffè Europa Acireale, pasticceria, caffetteria, gelateria, gastronomia a pranzo. Hai sempre un motivo in più per fare una pausa al Caffè Europa. Quale? È tutto buonissimo! Caffè Europa Acireale, in Piazza Europa 20. Prova la bontà dei nostri prodotti, tutti artigianali, lavorati da noi con i migliori ingredienti. Caffè Europa, una dolce pausa. Bella fresca l'insalata siciliana. Coltiviamo le nostre verdure nei nostri campi, genuine e pronte da gustare. Perché i concetti di sostenibilità, di salubrità e di qualità alimentare sono da sempre i nostri valori fondanti. Bella fresca, produttori di verdure, non industriali di insalate. Il 65% di sconto immediato in fattura se acquisti una caldaia o un climatizzatore Ariston. Scopri da Bruno Service Clima in via Alessandro Manzoni 1618 a Cireale come risparmiare fino al 65% grazie agli incentivi fiscali e ad Ariston. Ti installiamo una nuova caldaia o un climatizzatore di ultimissima generazione a pompa di calore. Risparmiosissimo. Ti offriamo la protezione Smart 10 per avere un'assistenza garantita anche da eventuali danni da agenti atmosferici, con l'ulteriore vantaggio che il centro assistenza siamo noi. Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6:30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di
di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56 Q2 a Cireale. Al Fico d'India, trattoria pizzeria nel centro storico di Acireale, a due passi dal Duomo in piazza San Domenico 1. Al Fico d'India, i piatti della tradizione siciliana o la pizza cotta a legna sono le nostre specialità. Vieni a scoprire i sapori veri, i caserecci all'isolana, le carrellate di antipasti mare monti, le grigliate di pesce o di carne, le pizze nei gusti che vuoi. Tutti i venerdì, stocco. Al Fico d'India, trattoria pizzeria, cucina casereccia, piatti speciali su richiesta e servizio catering. La domenica aperti anche a pranzo. Buon appetito! Immaginate un lussureggiante parco con prati verdi, ombreggiati da palme esotiche e agrumi ai piedi dell'Etna, con una panoramica che unisce all'orizzonte mare e cielo alla splendida vista sulla vicina costa. Hotel Orizzonte Acireale. Vi aspettiamo in questo angolo di paradiso per un piacevole e rilassante soggiorno o per festeggiare nelle nostre sale qualsiasi ricorrenza. Hotel Orizzonte, ristorante, bar, sale meeting, via Cristoforo Colombo 2, Acireale. Per info, telefono 095 88 60 06, www.hotelorizzonte.it. O Buttuso si è allargato con un fantastico Deor riscaldato. Se scegli la carne, non esitare. La tua meta è la trattoria O Buttuso. Troverai carne in frollatura selezionata di diverse razze e nazionalità, come l'angus argentino o irlandese. E inoltre una festa di sapori della tradizione siciliana con antipasti e taglieri, primi con pasta fresca lavorata da noi e dolci. Il tutto accompagnato da un'ampia scelta di vini. Via Vittorio Emanuele 175 a Cireale. È gradita la prenotazione. La domenica aperti anche a pranzo. Eccoci tornati in diretta con Città Città. Continua il filo diretto tra voi e il sindaco di Acireale. E, purtroppo dobbiamo dire stop alle telefonate, quindi magari consiglierei alla regia di togliere dalla sovrimpressione i numeri di telefono, perché non possiamo più ospitarne altre di domande. Chiara, torniamo da te. Sì, eccoci. Allora, sono tantissime le domande, quindi stiamo cercando di raggrupparle per ambito. Sì. Acireale ha vocazione turistica, come pensa di risolvere la grande mole di rifiuti indifferenziata che producono i locali del centro, che la mattina presto sono in bella mostra? Cosa si può fare per differenziare? E poi da attenzionare Piazza Garibaldi, i sedili sono da ripristinare, l'illuminazione è carente e la pulizia in tutta la città. Ci dicono Piazza Dante, ci sono ancora i rifiuti bruciati, altro che città turistica. E c'era anche una domanda sul nostro format di questo genere, le intenzioni del sindaco sulla sporcizia in giro per la città, così abbiamo raggruppato più domande. Poi possiamo ripetere le domande. E allora partiamo dal problema dei rifiuti food. Sì. Diciamo che la prossima settimana faremo una riunione con tutti coloro che gestiscono dei locali, quindi dei locali food, e abbiamo già avviato dalla prossima settimana un servizio di raccolta raddoppiato, quindi gli operatori passeranno per ben due volte in chi opera appunto nel settore del food. Due turni di raccolta. Due turni di raccolta, e sicuramente chiederemo ai gestori di avviare una buona raccolta differenziata. Per ovviare a questo, chiaramente qualora non succederà si dovrà multare, perché tutti dobbiamo chiaramente differenziati. E speriamo che successivamente, con il nuovo capitolato d'appalto, vi ricordo che ormai il capitolato è scaduto, praticamente a ottobre la ditta dovrebbe uscire. Speravo di ritrovarmi già un capitolato d'appalto già pronto per essere bandito, comunque già andato in gara. Non abbiamo trovato niente, questo ci dispiace. I nostri uffici sono già al lavoro per iniziare a preparare un nuovo capitolato d'appalto,
che sicuramente sarà differente rispetto al primo. Proveremo anche ad inserire i cosiddetti cassonetti intelligenti, sì. Iniziando chiaramente dal centro, dove ci sono problemi, mi riferisco a Piazza Europa. La vecchia amministrazione parlava di un primo esperimento da compiere proprio in Piazza Europa. Europa, Piazza, sì. Europa è dove abbiamo da sempre trovato, sì. Dei problemi, e questi cassonetti intelligenti li possiamo anche far utilizzare a chi si occupa di gestire i locali. Il futuro è questo, già nelle altre città al nord c'è almeno da 10 anni, forse anche più. Noi siamo molto indietro. L'unico problema è che noi abbiamo avviato la raccolta differenziata e c'eravamo, come dire, educati tra virgolette alla raccolta differenziata, e oggi, in seguito all'aumento della tariffa, in seguito a tante vicissitudini, ci siamo tra virgolette diseducati. Quindi dobbiamo nuovamente rieducarci, e questo lo dobbiamo fare noi, ma lo dobbiamo fare, l'amministrazione dovrà necessariamente sanzionare chi non si occuperà, chi non differenzierà in maniera corretta, ovvio. Chiara, ancora sì, eccoci, ci arrivano numerose segnalazioni da parte. C'era ancora qualche domanda riguardo la villa Piazza Garibaldi. Sono appunto poco fa, mi sono fatto un giro prima di salire qui proprio in Piazza Garibaldi, e è vero che Piazza Garibaldi è al buio, non è malutentata, secondo me anche l'impianto idrico non funziona, il verde non c'è, non esiste, e diciamo che è nostra intenzione manutentarla, illuminarla, e subito dopo, come ho detto in campagna elettorale, ritengo che noi non siamo nelle condizioni, con 3-4 operai, di poter gestire la Villa Belvedere, Piazza Garibaldi, la villa che c'è a Piazza Dante, vari ed eventuali. Giardinieri cercasi. Ma ritengo che o prima o dopo dobbiamo dare all'esterno la manutenzione del verde, perché possiamo prendere altri 2 giardinieri, altri 3 giardinieri, non ce la faremo comunque. E allora, se possibile, quantifichiamo attraverso un bando la gestione, la manutenzione, affidandola a privati, la gestione del nostro verde. Ci teniamo i 3-4 dipendenti che abbiamo, e con i 3-4 dipendenti che abbiamo ci occupiamo delle potature, la gestione di tutto il resto delle aiuole che abbiamo del verde che abbiamo nella nostra città. Questa potrebbe essere una ipotesi. E vorremmo anche eliminare la ringhiera presente su Piazza Garibaldi. Ormai il sistema dei parchi è un sistema aperto, le barriere esistevano negli anni 70 e negli anni 80, che non ha senso, quindi pensiamo sia una riqualificazione di Piazza Garibaldi. Per quanto riguarda i rifiuti bruciati, la Tecra non si può occupare del recupero dei rifiuti bruciati. Faremo, come ha fatto la vecchia amministrazione, degli affidamenti ad altre ditte per il recupero appunto di questi rifiuti bruciati. Diciamo che occorre cambiare il registro anche sotto l'aspetto della mancata raccolta, perché è difforme a quella che è. Non è consentibile trovare buste accatastate negli angoli cittadini. In questi anni, ahimè, non ci sono stati controlli, non vedo e non ritengo che non ci siano state multe, e quindi tutti i cittadini ci siamo abituati a buttare tutto nel secco, quindi non avere verifiche puntuali da parte appunto dell'amministrazione, e quindi a fare una differenziata tra virgolette non conforme a quello che la legge prescrive. Non solo questo, io intendevo dire, succede che l'operatore della Tecra magari trova un sacchetto non conforme a quella che è la raccolta giornaliera, lo lascia lì, gli lascia un bollino con su scritto non controlla. Ecco,
Esatto. Dico, occorrerebbe comunque rimuoverlo questo sacchetto. Sì, occorre rimuoverlo, però quando successivamente, dopo aver fatto la multa al cittadino, aver verificato chi ha lasciato quel sacco, e poi successivamente occorre rimuoverlo. In questo momento io ritengo che bollini rossi non ne siano attaccati a nessun posto, cioè in questi anni veramente non c'è stata alcuna verifica di come si è differenziato. Dobbiamo recuperare e rifare le giuste verifiche come si faceva 5-6 anni fa. Chiara? Sì, torniamo alle frazioni. Sì. San Giovanni Bosco, se nelle sue intenzioni sistemare l'incrocio e il parco. E poi ancora, per quanto riguarda Stazzo, se sarà possibile l'anno prossimo programmare il solarium in zona Cale. E sempre per quanto riguarda Stazzo, il lungomare per metà risulta essere al buio totale, i muretti ancora danneggiati dall'ultima mareggiata. Sindaco, ha preso un impegno con Pozzillo, partiamo, quindi con Stazzo. No, partiamo dall'ultima, che è quella che, l'ultima domanda, che è quella che riguarda il lungomare di Stazzo. In questo momento abbiamo circa 90.000 euro che ci sono stati dati dalla regione siciliana a causa delle ultime mareggiate. Con questi 90.000 euro ci stiamo occupando insieme all'ingegnere giudice di rendere agibili, tra virgolette, il porto di Santa Maria La Scala, dove i pescatori hanno avuto diverse difficoltà per attraccare a causa dell'inagibilità, il porto di Stazzo per la stessa problematica e il lungomare di Stazzo. Quindi si stanno effettuando delle progettazioni, ma delle progettazioni rapide, quindi con voti metrici. Lungomare di via spiaggia, e ritengo che nel più breve tempo possibile, comunque a luglio, sia il lungomare ma sia anche i porti verranno ripristinati e diventeranno nuovamente agibili. Chiara, ancora domande? Sì, ci chiedono a che punto è la composizione del nuovo CDA del Carnevale, e poi ci chiedono invece cosa intende fare con la fiera del sabato, qual è la sua idea futura. La composizione del CDA del Carnevale sicuramente avverrà la prossima settimana, non più tardi della prossima settimana, perché stiamo anche come dire, preparando il cartellone estivo e il carnevale estivo, tra virgolette, quindi c'è bisogno immediatamente di avere un CDA che si metta all'opera per l'organizzazione degli eventi del carnevale e assieme all'amministrazione per l'organizzazione degli eventi estivi. Quindi, le indiscrezioni parlavano di una presidenza affidata, non parlo, a Nando Ardita, nemmeno sotto tortura. Allora, Chiara? Sì, questione pattinodromo. Aspetta, c'era un'altra domanda. Sì, la fiera del sabato. La fiera del sabato, l'abbiamo detto, proveremo a portarla in centro. Diciamo che la destinazione migliore sarebbe Piazza Cappuccini, comunque in quell'area dove si faceva una volta. Dobbiamo capire la progettazione della fermata Cappuccini e del parcheggio, che nel frattempo stiamo riprendendo quanto possa incidere in termini di realizzazione di nuovi spazi ai fini di portare la fiera in centro. Ricordo che nel 2014, anche perché nel 2015 abbiamo anche pensato di farla al centro storico, cioè di farla proprio al Duomo e al Corso Umberto. Anche perché mi pare che da lì fu spostata proprio per problemi di protezione civile. Purtroppo in questi anni gli operatori della fiera sono diminuiti in maniera importante, sì. Dico purtroppo, perché comunque sono delle partite IVA che chiudono. Questo dall'altro lato ci permette invece di avere più possibilità, perché mentre prima c'erano 120-130 operatori, forse anche più, adesso con meno operatori abbiamo bisogno di meno spazi, quindi abbiamo più possibilità di programmare e di progettare. Chiara? Sì, un'ultima domanda sul carnevale. Intanto, come intende lavorare? Se ha idee nuove o lo lascerà così come sta? Confermerà il ticket? Ma il ticket, lo abbiamo detto, lo confermeremo. Diciamo che quest'anno è andata bene grazie anche alla clemenza, diciamo, della meteorologica. Lo abbiamo detto in campagna elettorale, credo che sia inutile chiudere i sabati mattina il circuito,
lasciamo libera la città, chiuderemo solamente nei giorni clou. Penserei a, tempo permettendo, avvicinare i carri e metterli tutti su Corso Italia, nel prolungamento di Corso Italia, quindi avvicinarli al chiudendo circuito. Il sabato pomeriggio e chiudendo, le domeniche. Chiudendo il sabato pomeriggio alle 2, quindi far entrare i carri alle 2 nel circuito, quindi avvicinarli, lasciarle su in Corso Italia, in esposizione, nel prolungamento, farli entrare alle 2 e chiudere il circuito subito dopo. In questo modo i nostri commercianti, la città comunque il sabato respirerà e avrà, come dire, meno problemi di circolazione anche dal punto di vista del commercio, e noi già alle 3 avremo, come dire, i carri nel nostro circuito. Confermerò il ticket, proveremo insieme ai comuni limitrofi, l'ho detto in campagna elettorale, ai comuni delle Aci Sant'Antonio, Aci Catena e gli altri, e proveremo a fare un abbonamento per chi risiede in questi comuni. E una famiglia di 4 persone non viene, non paga 24 euro ogni sabato e ogni domenica. Mi riferisco, ripeto, ai cittadini residenti nelle città delle ACI. Se noi a questi cittadini diamo un abbonamento magari con 10 euro, verranno, e mi riferisco solamente alle giornate, non alle giornate clou, ma mi riferisco solamente ai sabati e alle domeniche precedenti, diciamo alla fine del carnevale, sicuramente avremo un risultato di più persone che verranno nel nostro circuito, che comunque spenderanno all'interno del nostro circuito, e ritengo che sia una soluzione, spero fattibile. Lo faremo, proveremo insomma insieme al nuovo CDA e insieme ai sindaci dei comuni limitrofi a provare ad avere questo abbonamento. Quindi insieme al nuovo presidente al nuovo presidente del CDA. Chiara. Questione pattinodromo. Disponibile ad un tavolo con la Federazione Pattinaggio Sicilia per arrivare alla nuova progettazione e trovare soprattutto nuovi fondi per completarlo? Noi siamo assolutamente disponibili e aperti a tutti coloro che vogliono, come dire, il bene della città, in questo caso il bene dell'infrastruttura. Siamo disponibili a dialogo anche con le società e comunque con le associazioni. Abbiamo parlato di questo proprio con l'ingegnere giudice la scorsa settimana. Ci dobbiamo necessariamente recare a Palermo per verificare lo stato del finanziamento, visto e considerato che anche le altre ditte non hanno accettato di fare queste lavorazioni. Proveremo anche a cercare altre risorse, perché le risorse ormai che ci sono all'interno, diciamo, del quadro economico non bastano più. Sapete bene che in questi anni c'è stato un aumento dei prezzi importante, e quindi se lasciamo quel prezziario non ci saranno aziende che parteciperanno alla realizzazione, diciamo, della copertura, quindi del nuovo pattinodromo. Quindi aggiornamento dei prezzi, verifica insieme alle società, alle associazioni che si occupano, se ci sono delle modifiche che si possono fare in corso, li faremo, e poi, come dicono bene, dobbiamo andare alla ricerca di altri fondi, vediamo se l'assessorato ha qualche residuo o se il comune di Acireale dovrà mettere dei propri fondi. Di sicuro il pattinodromo va completato, l'area sportiva che noi di cui abbiamo parlato in campagna elettorale la vogliamo realizzare. L'ho detto prima, all'interno del FUA c'è anche possibilità di realizzare qualche altro campo da calcio, qualche altra infrastruttura. Vogliamo creare questo polo sportivo di cui abbiamo parlato in campagna elettorale, e il pattinodromo, il palasport, il tupparello sono già le prime tre strutture fondamentali che vanno sistemate la cittadella dello sport. Ecco, però i fondi FUA principalmente saranno destinati alla ristrutturazione del Teatro Maugeri. No, principalmente sarà il Teatro Maugeri, stiamo parlando appunto di qualche attrezzatura sportiva. Abbiamo dei progetti su Pozzillo, su Capo Mulini e su Santa Tecla.
Oggi Capomulini è una frazione abbandonata, è stata abbandonata. Tutt'oggi appunto sono stato a Capomulini, fortunatamente ci sono questi tre progetti che si occupano della ristrutturazione dell'intera passeggiata di Capomulini, del porto di Pozzillo e della piazza di Pozzillo, che spero di pedonalizzare. Su Santa Tecla il progetto, il progetto riguarda lo scalo Pennisi, e riguarda la piazzetta e il porto, diciamo, di scalo Porticciolo, Pennisi. Sì. Sono progetti, ritengo, fatti bene. Verrà utilizzata una nuova pavimentazione in pietra lavica e spero, come dire, che si arrivi a finanziamento nel più breve tempo possibile. Chiara, ultime domande. Sì, un altro telespettatore ci scrive: si è creata una zona 30 inutile e dannosa senza nessuna logica. La zona 30 nasce nelle città in cui ci sono grandi spazi e così favorire pedoni e ciclisti ed avere anche la possibilità di creare eventi attrattivi. Acireale è una città dove tutto questo non esiste e quello che si è fatto pensando di migliorare ha solo creato un grosso danno a chi ha già dei gravi problemi commerciali. Non ci sono parcheggi quasi, ma la zona 30 non ha fatto altro che ridurli in maniera notevole. La eliminerà? Sono d'accordo con il sindaco annoiva, infatti. Con il telespettatore. Questa è un'altra delle misure che presenteremo la prossima settimana. E diciamo che elimineremo quello zig zag, diciamo, che ci ritroviamo in Corso Umberto. Magari lasceremo la zona 30, nel senso che comunque nel centro storico si potrà camminare non più di 30 all'ora. Sì. Quindi continueremo a chiamare zona 30, però ha ragione il telespettatore: per come è stata pensata elimina solamente posti auto e credo che non serva alla città di Acireale e al Corso Umberto. Perfetto, ultima domanda, Chiara, di quelle giunte da casa. Ha intenzione di regolamentare l'affissione incontrollata di necrologi in giro per la città? È una domanda. Lo avevamo già pensato e avviato nel 2015 con delle tabelle in ferro per i necrologi. Riprenderemo nuovamente questa discussione anche con coloro che si occupano, diciamo, dei servizi funebri. Sì. Perché sono loro che si occupano di questo e spero che attraverso delle riunioni si raggiungerà un risultato, e quello di non vedere più necrologi nei muri a destra e a sinistra. Ma nel frattempo è arrivata ancora un'altra domanda, vero Chiara? Benissima, sì. Da circa 3 anni non si fanno operazioni di deblattizzazione seria in città, soprattutto in centro. Anche quest'anno tra ratti e blatte? Proprio oggi ho chiamato l'ingegnere Russo, che si occupa appunto di ambiente, proprio perché questa cosa mi è stata sollecitata anche da coloro che gestiscono i food, che gestiscono i locali. E la gara è stata già espletata. È andata in Medeserta. La prossima settimana ho chiesto all'ingegnere di fare un affidamento diretto. Visto che la legge lo prevede, quindi già dalla prossima settimana si avvieranno deblattizzazione e disinvestazione nel centro storico, perché ne ha realmente di bisogno. Perfetto, abbiamo ancora domande però da casa, o meglio dal format digitale. Il comune può istituire un numero verde per le segnalazioni di servizi, soccorsi, necessità, interventi di somma urgenza, criticità, eccetera? Se non ricordo male, però un numero verde di questo genere era già stato istituito in non passato. Solo poi non so se ha funzionato o meno. No, non ha mai funzionato, ma non c'è solamente un numero verde, è stata avviata, istituita anche un'applicazione, cioè che adesso rivedremo. È stato l'assessore Ricciardello proprio a dirmelo qualche giorno addietro, ora non ricordo come si chiama l'applicazione, però c'è un'applicazione
che va utilizzata, cioè basta fare una fotografia e attraverso questa applicazione questa foto arriverà diciamo agli uffici, a chi di dovere e chi di dovere si dovrà occupare appunto di risolvere il problema. E nelle prossime settimane comunque attraverso la promozione di questa applicazione tutti i cittadini potranno comunque fare delle segnalazioni. Sindaco, siamo in chiusura, io nel ringraziarla per la partecipazione però vorrei rivolgerle un'ultima domanda. Lei ha parlato di che presenterà tra lunedì e martedì le prime 10 azioni, tra queste ci ha ricordato l'istituzione dell'H24 in Piazza Duomo come ZTL. Ci ha anche anticipato che verrà eliminato questo zigzag della zona 30. Lei è molto attento. Qualche altra anticipazione? Non la posso dare, sennò poi non posso fare la conferenza stampa. Già ho detto troppo, sì. Ora devo cercare altri. Diciamo un'ultima, sono 10. Sono 10 le azioni, ne abbiamo dette due. Gliene do un'altra. Una terza. Voglio essere buono. Sì. E il cimitero verrà chiuso tutti i lunedì. Ah, ecco. È un'azione che già avevamo fatto in passato. E riteniamo che l'azienda che si occupa della gestione del cimitero abbia anche bisogno di una giornata in cui non ci siano i nostri concittadini, perché in quella giornata si può utilizzare serenamente il bobcat piuttosto che la spazzatrice, piuttosto decespugliare senza creare problemi al cittadino che viene nel cimitero. Esiste in tutte le comunità, in tutte le città, e questa sarà un'altra azione che avevamo comunque già avviato durante la mia amministrazione. Perfetto, quindi queste sono tre delle 10 azioni. Non mi chieda altro. Tre delle 10 azioni che conosceremo. Se no ne devo fare altre 10. Lunedì? Lunedì, martedì, sto aspettando di avere altre informazioni, me ne date da delle informazioni esatte. Perfetto, noi la ringraziamo, le auguriamo ovviamente buon lavoro e avremo modo di rivederci il prossimo anno. Con la prossima stagione più che il prossimo anno. Perché contiamo di ripartire con Città Città alla fine di settembre, immagino, poi vedremo un po' anche le di calendarizzare un po' il ritorno di Città Città. Questa era l'ultima puntata e abbiamo realizzato questo filo diretto con il neo sindaco di Acireale. Ringraziamo quindi innanzitutto il primo cittadino, ringraziamo però anche grazie a voi per tutti voi, l'invito. Tutti voi cittadini che avete risposto positivamente a questo filo diretto che vi abbiamo proposto. Grazie, buona estate a voi tutti. E il saluto caloroso da Città Città e da tutto lo staff, da Chiara Greco a Filippo Millimaci, alla regia di Giovanni Vasta, ai tecnici che hanno collaborato per la buona riuscita di queste 19 puntate di questa stagione che si conclude qui. Buonanotte.